Buonasera, poche parole per presentare il documento d'inchiesta che è stato preparato da Lirio Abbate, da Gui Chiappaventi, da Flavia Filippi con il contributo produttivo di Andrea Di Piramo. È un prodotto di lunga lena, molto approfondito, che abbiamo cercato di fare al meglio per restituire con documenti anche del tutto inediti le mille vite di un uomo che è entrato tante volte nella nostra cronaca e nella nostra storia, da almeno 40 anni a questa parte. Massimo Carminati, perché di lui che si parla, è stato un terrorista di destra, è stato un uomo della banda della Magliana, è stato legato ad alcuni eventi anche tragici della strategia della tensione, è stato legato perfino nelle indagini sulla strage di Bologna, sul delitto Pecorelli. È sicuramente l'uomo che ha compiuto il furto di cui più si è parlato negli ultimi decenni, quello al caveau del Tribunale di Roma, ed è l'uomo di Mafia Capitale. Tante vite, dicevo, tante storie di quello che abbiamo battezzato appunto in questo documento l'uomo nero. Nero come il terrorismo di cui è stato artefice, nero come il suo nomignolo nella banda della Magliana, un nomignolo da romanzo criminale, e l'uomo nero anche di Mafia Capitale, l'uomo evocato il quale persone di a vario titolo, esponenti politici, amministratori, imprenditori, pagavano senza fiatare. Faceva paura, l'uomo nero della situazione, appunto, la vita di Massimo Carminati. Niente da rifardirmi, da ripensare, cioè io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così, e quella è stata la mia vita, mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono. Valico italo-svizzero di Gaggiolo, in provincia di Varese. In questo tratto un presunto estremista di destra ha tentato ieri sera di espatriare clandestinamente, aiutato da due complici. I tre sono stati bloccati dalla Digos. L'uomo che doveva varcare il confine sarebbe Massimo Carminati, di 26 anni, un milanese residente a Roma, ricercato per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Era il 20 aprile dell'81, lunedì dell'Angelo. E poco prima delle 9, come da copione, perché appunto questo è un posto che ho usato diverse volte, avevo usato diverse volte, tantissime volte, per fare la stessa operazione, insomma, trasporto, accompagnamento in Svizzera di persone che avevano la necessità di non passare la frontiera. E quella sera gli accompagnava? Quella sera accompagnavo Massimo Carminati. Massimo Carminati, il 20 aprile 1981, la sera di Pasquetta, è un ragazzo di quasi 23 anni con tutti e due gli occhi ancora buoni, quando con due coetanei, i camerati di Avanguardia Nazionale Alfredo Graniti e Domenico, detto Mimmo Magnetta, si presenta su una Renault 5 targata Bergamo, al valico del Gaggiolo, nel Varesotto, al confine con la Svizzera. Addosso, oltre ai suoi documenti, ha il passaporto e una carta d'identità rubati a un infermiere romano, Pietro Vartolo, 25 milioni tra lire e dollari, e quattro brillanti che i giornali dell'epoca dicono poter provenire da un furto a Gaby Palazzolo, moglie di Fred Bongusto. I tre neri sono disarmati. Hanno con sé solo un paio di cesoie per tagliare la rete del confine e una rivista di karate. Appena io ho aperto lo sportello e si è accesa la luce di cortesia, è arrivato subito dentro il primo colpo. Da dove? Cioè chi è che le sparava? E praticamente, insomma, eravamo arrivati qua, ci siamo fermati qua, ci hanno sparato, visto che il colpo è arrivato dentro proprio nelle vicinanze dello specchietto retrovisore, ci sparavano davanti da quella parte là. A noi non ci hanno detto neanche alt, stavano tutti dentro un camion, dentro due furgoni, ci hanno sparato come cani, hanno ferito a me e un certo Graniti sulla macchina, sono stati trovati 145 colpi, noi non avevamo pistole, non avevamo manco un tempo, ha capito? A me mi hanno colpito in faccia, io stavo seduto dietro questa Renault, capito? Non è che mi hanno detto scendi dalla macchina.
La magistratura romana ha emesso da poco 55 ordini di cattura contro una colonna di estremisti neofascisti nell'inchiesta sul delitto del giudice Amato, che indagava sulle versione nera e i suoi contatti con la criminalità comune. Carminati è latitante, sospettato di associazione sovversiva, banda armata e di alcune rapine. In Svizzera, come avrebbe raccontato lui stesso a un pentito nel carcere di Regina Coeli, dispone di diversi conti cifrati. Si è preso proprio il colpo, il primo colpo l'ha preso direttamente nell'occhio perché lui stava in mezzo, cioè stava proprio in direzione della luce. E poi hanno continuato a sparare? E poi hanno continuato a sparare. E lei che ha fatto? E io che ho fatto? Quando appunto, prima cosa che ho fatto, mi sono voltato per vedere in che condizioni stava, come stava, se Massimo stava bene o meno, insomma. E ho visto un buco, una voragine nell'occhio, inconsciamente, inconsapevolmente, ho preso una mano e gliel'ho messa sulla ferita. Non so manco io perché l'ho fatto. Per tamponarlo? Sì, ho scoperto dopo che praticamente questo gesto che ho fatto così in maniera inconsapevole è valso a salvargli la vita. M'hanno abbattuto in mezzo alla strada da disarmato, perché il conflitto a fuoco se l'è fatto la Digos da sola quando mi ha sparato, per un processo che si sarebbe chiuso, Presidente, con 3 anni e mezzo di condanna. Hanno usato sicuramente sia mitragliette che pistole, insomma. Hanno sparato diverse raffiche ancora. E a un certo punto alle raffiche si sono aggiunte anche appunto grida varie, tipo Francesca, a un certo punto Francesca, un cazzo, smettetela di sparare, c'è un ferito. Francesca era Francesca Mambro. Francesca, sì, loro cercavano Francesca Mambro, insomma. Pochi giorni prima che i tre camerati si presentino al valico del Gaggiolo, a Roma, in un box di via Prenestina, nella disponibilità del terrorismo neofascista, vengono trovati oltre a una collezione di soldatini di piombo, mitra, pistole, esplosivo e una cartina. Sulla mappa, con un avviro, è indicato il valico al confine con la Svizzera. È da lì che scappiamo dall'Italia. Ha confermato in procura il pentito nero Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio, che è già passato dal Gaggiolo con il neofascista milanese Gilberto Cavallini. È Cavallini che aspettano da molti giorni i poliziotti della Digos di Roma e del Lucigos di Varese, nascosti sul piazzale del Valico, insieme a Francesca Mambro e Giorgio Vale, accusati della strage alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Cercavamo Cavallini, abbiamo trovato Carminati, spiega il magistrato Loris D'Ambrosio. Sono ritrovato buttato a terra, ammanettato con le mani dietro la schiena, appunto, e con questi che... con uno di questi che mi puntava la canna dell'M12 ancora fumante alla nuca. Io gli pregavo di non sparare più perché appunto c'era una persona moribonda, appunto, perché pensavo che Massimo fosse morto, insomma, perché uno che si piglia un colpo nell'occhio generalmente, a meno che non ha fatto un patto col diavolo o con qualche angelo, generalmente appunto fa una fine, fa quella fine. Invece evidentemente noi siamo persone che non possiamo morire così. Ci hanno sparato e basta, però erano altri tempi. Io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato, perché erano altri tempi. Io ho dato legittimità a questo fatto. Non c'ho da lamentarmi di questo. Non me ne frega nulla. Per me è una ferita di guerra. Ha capito? Sì. In quel momento era giusto che la Digos ci sparasse. Carminati ha detto, quella era una guerra... Io non me la prendo con la Digos, con i poliziotti che ci hanno sparato addosso, perché era una guerra e quelle erano le regole di ingaggio di quei tempi. Sì, sì, infatti quello che a me mi ha un po' disturbato è stato appunto quando io mi sono ritrovato buttato a terra, questi operanti hanno continuato appunto ancora a sparare e appunto in quel frangente lì appunto, mentre io già ammanettato, Graniti già ammanettato anche lui a terra, Graniti con una ferita appunto al polpaccio, Carminati quasi morto. Carminati era praticamente Massimo, era completamente innocuo, insomma. Ecco, c'è stato qualcuno di questi che invece sparò ancora sulla macchina e pronunciò appunto quella frase, cioè, tanto questo sta morendo, ammazziamolo, finiamolo. Ecco, quella è una cosa che a me veramente mi ha segnato. I poliziotti dicevano finiamolo. Un poliziotto in particolare. Carminati perde molto sangue. Trasportato all'ospedale di Varese, un medico lo opera subito per estrargli il proiettile dal capo e gli salva la vita.
Gli viene enucleato l'occhio sinistro per migliorare la circolazione del sangue nel cervello. Ci sono danni alla carotide. Una vena viene estratta dalla gamba e innestata nel collo, sempre per favorire l'irrorazione. Subisce in tutto 6 operazioni, con arresti cardiaci e gravi infezioni. A Varese resta un mese. Poi, sempre agli arresti, passa al centro medico di Pisa, quindi al centro clinico del carcere di Regina Coeli. Alla fine, piantonato, viene spostato all'ospedale San Camillo di Roma, dove rimane anche in libertà provvisoria. Nel frattempo, riceve altri 2 mandati di cattura. Lo stanno torturando. Accusano in una conferenza stampa convocata a Roma nel novembre dell'83 il segretario del Partito Radicale, Francesco Rutelli, e il leader dell'Associazione Giuridica Radicale, Riccardo Sanchini. I detenuti cosiddetti di destra sono, dicevo prima, non dimenticati, ma letteralmente tumulati per quello che non è un pudore, per quella che è una scelta politica operata in questi anni. Tutto l'atteggiamento della giustizia nei confronti di Carminati si configura come una incitazione alla tortura. Carminati è in queste condizioni perché si vuole da lui non soltanto una confessione, gli si vuole non soltanto estorcere una confessione, ma si vuole anche estorcere il nome appunto di presunti compagni. Gli amici di Carminati sono i pischelli neri dell'Eur, i camerati che si ritrovano tutti i pomeriggi sotto il fungo, una singolare costruzione di cemento che ha funzione di serbatoio d'acqua inaugurata per le Olimpiadi di Roma nel 1960 con un ristorante al 14° piano. Massimo Carminati in realtà è milanese, ma arriva a Roma da adolescente proprio nel momento più caldo, quando avvengono le azioni più violente della destra eversiva romana. Direi con l'estintore e comincia a militare subito, da giovanissimo. Sono i settori più caldi, quelli ad esempio delle federazioni del Fuan del quartiere Monteverde, ci sono i ritrovi all'Euro, il famoso bar del fungo, dove si radunano gli estremisti di destra e dove Carminati frequenta abitualmente altri nomi molto noti di quel mondo, i fratelli Fioravanti, Alessandro Librandi, che diventa suo strettissimo amico. Sono stati compagni di scuola al liceo classico paritario di Monteverde, Monsignor Tozzi. Valerio Fioravanti, soprannominato dai suoi camerati l'Orso per l'andatura ballonzolante anche quando va a sparare a qualcuno, verrà condannato, tra le altre cose, per la strage di Bologna. Alessandro Alibrandi, nome di battaglia, Alibaba, figlio di Antonio, giudice istruttore del Tribunale di Roma e altro estremista di destra, ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia il 5 dicembre 1981. Alibrandi era appena rientrato dal Libano della guerra civile, dove, senza mandato ufficiale, assieme ad altri camerati, tra cui Carminati, si era arruolato nella falange cristiano-maronita, il movimento nazionalista responsabile della strage nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. Era l'82. Sabra e Shatila hanno Mabonnacolla. Non mi possono dare la colpa, scherza Carminati in un'intercettazione. Tu salivi sui palazzi e lì cecchinavi. Franco Anselmi, detto il cieco di Urbino, perché ha perso molte diottrie dopo un pestaggio, e ha fama di cattivo tiratore. Ma credevate veramente di fare la rivoluzione? No, assolutamente no. Io ricordo che avevo 15 anni e già aspettavo l'atto di testimonianza. Già speravo appunto di morire. Per morire sul campo? Sì. Sul campo di battaglia? Sì. Ecco, sì, questo, morire sul campo di battaglia. Erano proprio altri tempi, un altro mondo, pensavo, sai, con amici miei, c'era una guerra, stavamo in guerra con il resto del mondo, quando la mamma sparava. Sai, papà, vincevamo noi, 7-4. Valerio Fioravanti, figlio di un annunciatore Rai, da ragazzino è stato attore. Ha fatto la pubblicità dei formaggini in un carosello e a 10 anni ha avuto una parte nella fortunata serie di sceneggiati Rai, La famiglia Benvenuti, che vuole rappresentare la nuova media borghesia italiana uscita dal boom economico.
Poi Fioravanti ha recitato in alcuni spaghetti western e nel 75 è stato nipote di Hedwig Fenech nella commedia Sexy, stile Malizia, Grazie nonna. Scombinato marasma di insulsaggini, secondo la critica. Così parlava Fioravanti di Carminati in un vecchio processo. Carminati non è mai stato un membro del gruppo, è stato una delle 200 persone che in alcuni momenti del nostro percorso hanno attraversato la nostra strada. Io e Massimo eravamo compagni di classe e in classe con noi c'era un mio amico molto stretto che era stato in precedenza anche molto amico di Massimo ed era Franco Anselmi. Io e Franco Anselmi abbiamo fatto politica insieme, abbiamo fatto delle rapine insieme. Quando è morto Franco Anselmi, con Massimo è rimasta questo rapporto ed avrei avuto un amico in comune. Franco Anselmi è un mito per i Camerati, per la sua capacità operative, e cade, viene ucciso in una rapina in danno di una grossa armeria di Roma che si chiama Armeria Centofanti. Il sodalizio nero si può riassumere nella rapina all'Armeria Centofanti, sempre nel quartiere Monteverde. È il 6 marzo 1978. Il gruppo entra in azione in via Ramazzini. Ad aspettarli fuori in auto con il motore acceso c'è Francesco Bianco. Anselmi, che è il più grande del gruppo, si attarda ad uscire dal locale. Il proprietario, Danilo Centofanti, gli spara alle spalle. Anselmi, i Camerati dicono che fosse così tranquillo da aver restituito una catenina all'armiere, resta lì, morto, nell'atrio del negozio. Era famoso perché non si staccava mai dal passamontagna intriso del sangue di Mikis Mantakas, giovane studente greco fuori sede, ucciso vicino a lui il 28 febbraio 1975, a 23 anni, davanti alla sezione del Movimento Sociale di via Ottaviano in Prati. Questo crea un grossissimo sconvolgimento, anche perché c'erano forti rapporti amicali e la voglia di vendetta. Viene messa una bomba nella sede del Partito Comunista lì vicino, e viene rivendicata con un volantino Nuclei Combattenti Franco Anselmi. Viene soprattutto la morte di Anselmi vendicata con un attentato che colpisce direttamente l'armeria Centofanti, viene messa una bomba e addirittura altri militanti vorrebbero uccidere l'armiere, ma soprattutto questo sigla, che non è un gruppo politico che dura nel tempo, ma è un gruppo di persone che con questa denominazione si riunisce in brigata per fare delle azioni che vogliono vendicare il camerata caduto, compare nell'omicidio di Fausto Aiaio. E infatti il volantino che rivendica il doppio omicidio si intitola Esercito Nazionale Rivoluzionario, Brigata Combattente Franco Anselmi, con una sigla che è una specie di croce unica, tra l'altro un ambiente che anche Carminati frequentava, quello di Avanguardia Nazionale. Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli. I loro corpi sono ancora per terra. Vi terremo aggiornati man mano che le notizie ci arrivano. L'omicidio a Milano di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è uno dei delitti più torbidi, più misteriosi e insieme più scolpiti nella memoria degli anni di piombo. Fausto e Iaio sono due ragazzi di 19 anni, frequentatori del centro sociale Leon Cavallo, assassinati la sera del 18 marzo 1978, due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro. Vengono ammazzati in via Mancinelli, nel quartiere popolare operaio del Casoretto, il feudo della banda Bellini, servizio d'ordine del movimento extraparlamentare di sinistra, che si ispira al mucchio selvaggio di Sam Peckinpah. Ad aspettare Fausto e Iaio, verso le 20, sono in tre. Due indossano un trench bianco. A sparare è uno solo, un killer che ha molta dimestichezza con le armi. 8 colpi Winchester di una pistola calibro 7,65, tenuta dentro una busta di plastica per evitare che si spargano i bossoli. Sia l'impermeabile di colore bianco, sia la tecnica del sacchetto sono due firme della versione nera romana. All'inizio si dice che il delitto sia un regolamento di conti di spacciatori. Fausto e Iaio, tra l'altro,
Stanno lavorando a un dossier sull'eroina nel loro quartiere. Poi si ipotizza un omicidio maturato tutto negli ambienti della sinistra extraparlamentare milanese. Ma presto spunta una pista neofascista. La nostra ricostruzione è che un gruppo di militanti di estrema destra, la nostra, la ricostruzione che ci viene data dai collaboratori di giustizia e che è l'elemento indiziario che si è avuto, tra cui, secondo alcuni Carminati, si sposta verso il nord per compiere qualcosa, per un'azione violenta. Le indagini passano attraverso diversi magistrati, ma alla fine gli indiziati di delitto restano in tre. Tre camerati romani in trasferta a Milano. Il giudice istruttore Guido Salvini, lo stesso che ha indagato sulla strage di Piazza Fontana, ne chiede il rinvio a giudizio. Sono Carminati, suo cognato Claudio Bracci e Mario Corsi. L'inchiesta si chiuderà molti anni più tardi, nel 2000, con l'archiviazione, perché le chiamate dei pentiti sono troppo generiche. Ha messo a verbale Walter Sordi, ex NAR, collaboratore di giustizia. Per il generale comportamento di tali personaggi, non escludo che se un episodio come quello di Fausto e Iaio è da attribuirsi alla destra, possano essere responsabili Carminati e Bracci. Perché e chi ha sparato a due giovanissimi militanti di sinistra due giorni dopo il rapimento Moro, quando le città italiane sono sotto strettissima sorveglianza? Può darsi che in un pensiero latente di chi ha compiuto questa azione ci fosse l'idea comunque, facendo delle vittime che potevano provocare una grande reazione dei giovani di sinistra e anche dei gruppi armati di sinistra che c'erano, non dimentichiamolo, fosse l'idea di magari far precipitare la situazione, creare un caos, e questo concetto non è estraneo alle idee, al modo di porsi rispetto alla politica dell'estrema destra avversiva. Potevano essere loro due come è stato, ma potevano essere altri due, dovevano essere due di sinistra, perché c'era evidentemente qualcuno che voleva soffiare sul fuoco del sequestro Moro, voleva quindi fare delle provocazioni, si aspettavano delle reazioni violente e incontenibili, in modo tale da poter soffiare sulle necessità di leggi speciali con la sospensione delle garanzie costituzionali. Sto parlando di servizi segreti, avvocato? Sto parlando di servizi segreti. A quei tempi sono intervenuti in diverse occasioni, una è stata sicuramente questa. Ho visto che anche il colonnello Macilenti, quando l'avvocato Naso ha fatto la domanda, ha detto: ma lei sa niente Carminati con i servizi segreti? Si è offeso, ha fatto bene offendersi, mi offendo pure io quando mi dicono che sono dei servizi segreti. Cioè, ha capito, avvocato? A me quando mi dicono che sono dei servizi segreti, mi offendo veramente. Ma molto più di come si offende il colonnello Macilenti che ne fa parte. Questo sia chiaro. Carminati, alla fine degli anni 70, sta mutando da fascista a delinquente comune. Signor Bandito, o il Bandito delle ore 13, sono i soprannomi che gli vengono dati nei vecchi ambienti della versione nera. Uno che ha tradito l'ideologia in nome dei soldi, insieme al suo sodale Alessandro Alibrandi, per fare il lavoro sporco e finanziare i giri a strozzo per la banda che ha deciso di prendersi Roma, quelli della Magliana. Antonio Mancini è uno del nucleo storico della banda, nome di battaglia Accattone, perché è un tipo pasoliniano. Ricotta, nel film Romanzo criminale, cresciuto in Borgata, ha il mito di Che Guevara. Prima delle rapine lanciava un urlo di guerra, Boumaye, uccidilo, che era il grido di incitamento per Mohamed Ali, prima dello storico incontro di Kinshasa, 1974, contro Foreman. Collaboratore di giustizia, non pentito, perché ci si pente di un cazzotto, non di quello che ho fatto io. Io ho conosciuto Carminati alla fine degli anni 70,
L'ho conosciuto perché lui l'ho trovato in mezzo ai cosiddetti tessacini, e quando parlo dei tessacini mi riferisco a una delle fazioni della banda della Magliana, cioè quella di De Petis. E la cosa che mi colpì di questo ragazzo, a parte i suoi modi educati, il suo poco parlare, intromettersi, e poi si capiva che non c'entrava niente con noi che veniamo dalla strada, no? Fabiola Moretti, scappata di casa a 14 anni, commessa in una boutique prima di cominciare a spacciare nella zona di Campo dei Fiori, vedova nera di uno dei boss della Magliana, Danilo Abbruciati, e poi donna di un altro capo della banda, Antonio Mancini, interrogata nel 1994, ammetterà la sua antipatia verso quel ragazzo di buona famiglia. Noi commettevamo certe azioni perché avevamo bisogno di vivere. Massimo Carminati, fascisti come lui, commettevano le stesse azioni per gusto, per fanatismo ideologico. Ne ricavavano anche soldi, ma il movente era l'ideologia. Per questo non mi piaceva e lo dissi a brutto muso a Danilo, ma Abbruciati lo stimava moltissimo. Massimo era un tipo taciturno, serio, educato rispetto alla media delle persone che frequentavamo. Come potrebbe definire le condizioni economiche della sua famiglia di origine? Agiate. Carminati era fascista ed era figlio di commercianti, gioiellieri, benestante. Sì. Lei era comunista, figlio di operaio, veniva da San Basilio. Sì. Che c'entrava con lei, con voi della Magliana? Veda, Chiappaventi, ci sono due tipi di criminali. C'è il criminale come Mancini, il sottoscritto, che può anche accampare delle scuse, no? Come dico io, a tutte le sere, mio padre un mazzo tanto... Poi la sera a cena, la solita minestra fatta col dato stare, a un certo punto non ne ho fatta più, no? E c'è chi è criminale dentro, che non ha nessuna necessità per fare reati, però essendo criminale dentro, li fa. Il procuratore con cui Mancini ha fatto il salto da bandito a collaboratore si chiama Otello Lupacchini ed è il magistrato che ha messo alla sbarra la banda della Magliana. Le attività banditesche delle organizzazioni eversive di destra, ma in particolar modo dei NAR, erano contigue a quelle della criminalità organizzata. Dopodiché si apre un circolo che potremmo definire vizioso o virtuoso a seconda dei punti di vista, in cui le rapine di autofinanziamento finiscono per portare quasi ad una commistione di rapporti in questa nuova organizzazione criminale che aveva preso il possesso di Roma. Un uomo ideale per una banda che vuole conquistare Roma. Carminati e gli altri pischelli neri devono rompere le uova per la frittata, si occupano del recupero crediti, alla bisogna possono anche fare qualche omicidio e poi hanno i soldi delle rapine da riciclare. Io sono contatti con la banda Magliana perché ho fatto il negro che era il capo della banda Magliana, insomma. L'unico vero capo che ci ha passato la banda Magliana era Franco Giuseppe, era un mio caro amico, abitava di fronte a casa mia. Il boss che porta Carminati nella Magliana si chiama Franco Giuseppucci, nome di battaglia Er Negro, per la carnagione scura, ma sono pochissimi che possono permettersi di chiamarlo così. Un bandito, anche lui simpatizzante di destra, nostalgico del ventennio, a casa a dischi con i discorsi del Duce e medaglie e gagliardetti di epoca fascista. Carminati lo conosce da quando era un ragazzino, perché come lui abita al Portuense, nella stessa strada, via Avicenna, e frequentano gli stessi bar, sempre tra via Avicenna e via Enrico Fermi. Io lo conoscevo da Marino, sempre lo conoscevo dalla vita, lui si rompeva a cazzo, si chiama per quello tutto il giorno, non viene con noi, la volta che cazzo non è. C'era un grande rapporto d'amicizia e conoscevo tutti là. Giuseppucci e Carminati hanno un accordo. Tu portami i soldi da prestare a Strozzo e io ti ci faccio guadagnare. È il pentito Maurizio Abbatino, Crispino, il freddo della banda della Magliana, che racconta. Franco Giuseppucci era un accanito scommettitore e per tale sua passione è frequentatore di ippodromi, sale corse e bische, ambienti nei quali non disdegnava di prestare soldi a Strozzo, dietro interessi aggirantisi attorno al 20-25% mensili. Il denaro che riceveva dal Carminati consentiva ai due di ripartire tra loro il provento degli interessi,
Al Carminati veniva corrisposta una stecca del 10-15%. Dal momento che il denaro riciclato in tal modo veniva conteggiato sulla base di 10 milioni per volta, il Carminati, per ogni 10 milioni di lire, veniva a percepire mensilmente dal Giuseppucci da 1 milione a 1,5 milioni di lire, fermo restando che Franco Giuseppucci garantiva la restituzione del capitale. Sempre Franco Giuseppucci aveva messo il Carminati in contatto con Santino Duci, titolare di una gioielleria in via dei Colli Portuensi, il quale ricettava i preziosi provento di rapine ad altre gioiellerie ed orefici, liquidando al Carminati il contante che questi, col metodo sopra specificato, riciclava e reinvestiva mediante lo stesso Giuseppucci. L'elemento di svolta e di inizio di una costruttiva collaborazione, se così possiamo dire, tra Carminati da un lato e gli esponenti apicali della banda della Magliana dall'altro, è rappresentato dal ruolo che Carminati gioca nel recupero di un borsone di armi che, affidato dalla Magliana per essere custodito a personaggi dei NAR, era andato poi disperso. Giuseppucci chiede a Paolo Aleandri, ex esponente di Ordine Nero e poi fondatore del gruppo neofascista Costruiamo l'Azione, di custodirgli un borsone pieno di armi. La sacca sparisce e Aleandri, per rappresaglia, viene sequestrato appena fuori dal Palazzo di Giustizia di Roma e rinchiuso dalla banda in un covo ad Acilia. Aleandri rischia grosso perché, evidentemente, se si deve dare una lezione, l'unica lezione che può darsi è quella di ammazzare l'ostaggio, e quindi interviene Carminati, che riesce ad approntare un borsone di armi. Per ottenere la liberazione di Aleandri, Carminati porta in cambio 2 bombe ananas e 2 mitra MAB. Di uno di questi bisognerà riparlare tra poco. Non sa nulla sulla storia di Aleandri, lei? No, assolutamente no. Lei non lo conosceva, Aleandri? Assolutamente, non conoscevo proprio Giuseppucci. Ma d'altro canto, Aleandri, i verbali riferimento a questa cosa l'ha fatti dopo il 90, perché prima, quando ha accusato anche, diciamo, esponenti, quelli che l'avrebbero sequestrato, di me non ha mai parlato, ha sempre detto che non mi conosceva. Successivamente, al 90, invece, ha detto che mi conosceva per sentito dire. Cioè, c'è stato, diciamo, un escalation per quanto riguarda la persona di Carminati. Il rapporto di fiducia ormai è consolidato. Quando pochi mesi dopo i NAR, guidati da Carminati, fanno il colpo alla filiale dell'EUR della Chase Manhattan Bank il 27 novembre 1979, sanno dove andare a portare i travel check da cambiare. In una banca di Piazza Marconi, un bandito vestito da vigile notturno è entrato nell'agenzia all'ora di apertura. Ha fatto entrare i complici. Insieme hanno rinchiuso ben 35 persone nei locali blindati, poi sono fuggiti con 100 milioni. La rapina perfetta viene chiamata negli ambienti neofascisti, anche perché, senza saperlo, i camerati hanno preso nella banca di proprietà di Rockefeller pure i soldi dello Scià di Persia. Erano stati bloccati dal presidente americano Carter dopo la crisi con Khomeini per gli ostaggi sequestrati nell'ambasciata di Teheran. Uno degli ideatori della rapina all'EUR è lo stesso milanese di Avanguardia Nazionale che nell'81 accompagnerà Carminati al valico del Gaggiolo. La Chase Manhattan Bank fu un'opera d'arte. Qualcuno l'ha definita un'opera di ingegneria criminale ai massimi livelli. Io arrivo lì e mi presento come il sostituto del vero Metronotte. Quando ci ritroviamo all'interno dell'istituto bancario, manifesto le mie vere intenzioni e trovo una certa difficoltà, insomma, perché questi non volevano credere al discorso, appunto, che fosse nella pila. Io dico: guardate, c'ho la pistola, nel senso, Metronotte, cioè, devi avere la pistola per forza. C'avevo appunto una pistola silenziata, gli feci vedere anche questa pistola e lui diceva: perché sono Metronotte, ne puoi avere anche 2 di pistole, mi rispose l'uomo. Dice: sì, ma col silenziatore è capace che non vuoi far rumore. Proprio una, qui non le credeva. E poi? Non credeva. A un certo punto, per farmi credere, ho dovuto estrarre anche le 2 bombe a mano di cui era la mia dotazione,
Allora lì si sono convinti. E poi ha fatto entrare gli altri, Carminati, dopo 20 minuti. E quanti soldi avete preso? Ho preso mezzo miliardo di lire e non so, qualche miliardo di travel check, che però di cui non mi sono interessato. Ci sono gli check che vengono dati poi a Giuseppucci della banda della Magliana. Sì. Io diedi questi travel check a Giuseppucci per eventualmente venderli, smistarli, sapendo io che Giuseppucci sicuramente era una persona che viveva marginalmente, un po' come noi, ma non, le nostre strade non si erano mai incontrate prima di quell'episodio, e sinceramente non si sarebbero incontrate neanche dopo, perché tra l'altro andò male quella vendita, loro mi sembra che fossero pure arrestati. Così per tutta la sua vita Carminati ha sempre negato di essere inserito nella banda della Magliana, al di là del legame tra l'amicizia di quartiere e le comuni simpatie fasciste, con Giuseppucci. Ne riparlerà ancora, 20 anni dopo, nelle intercettazioni di Mafia Capitale. Guarda, io non mando da cattoni, straccioni, per carità, sanguinari, perché si ammazzava la gente così, senza manco di scudo. La mattina si decideva se uno doveva ammazzare qualcuno la sera. Questo, ma quelli erano altri tempi, si parla di un mondo che è finito, però questi sono tutti pentiti, si sono chiamati tutti. Beh, i cialtroni, in riferimento alla mia fazione, quella Magliana, no? E io adesso potrei dire, ma perché non ci hai detto prima? Ma quando andavamo a fare gli agguati alla gente, tu non stavi? Ma quando ci portavi a casa mia nel senso il covo, gente come Belsito, un altro fascista ricercato per l'omicidio di due carabinieri, no? O quando tu venivi da noi, che venivi a fare se non c'entravi niente? Praticamente noi eravamo, da quello che dice lui, no? Noi della fazione Maglia, degli emeriti di testa di cazzo, che andavamo, salzavamo, sparavamo, no? E appunto io dico, se diamo fastidio, perché non ce l'hai detto prima, lo dici adesso? Carminati fa capire che avevano interessi diversi. Ho avuto una sorta di rapporti con tutti questi cialtroni, ma loro vengono la droga, non mi è mai interessato, io schioppavo 10 banche al mese. Lui oggi dice, io oggi non spaccio la droga, no? E io sinceramente posso anche crederci, perché uno che è arrivato ai livelli sua, che è arrivato dove è arrivato, no? Guadagna, può guadagnare anche diversamente, ma che lui dice che non l'ho mai spacciato, io mando a quel paese, come abbiamo navigato a Roma, tu non stavi, stavi con noi. Carminati non è mai stato condannato per traffico di droga. Un altro pentito della banda, Maurizio Abbatino, ha spiegato ai giudici che il nero non la trattava. Lo sanno che la droga ci ha sempre fatto schifo, mi fa schifo per principio, non voglio avere nulla a che fare, mi possono accollare qualunque cosa ma la droga mi fa vomitare, è più facile trovare la droga nelle tasche di chi mi pedina che nelle mie. A me di Roma non me ne frega un cazzo. Oh, Evama, tu parli di un gruppo, una banda, una collettività, a me la collettività mi fa schifo. La strada però non te fa schifo, Il nero fa come gli pare, per i fatti. Rompevano tutte le scatole con tutte queste vicende ridicole in cui io apparivo come un buffoncello di quartiere, una cosa di cui non sono mai stato fiero, una cosa che mi dà molto fastidio. Però purtroppo ormai è così, ormai è un dato di fatto. Ormai siamo personaggi da fiction, come si dice. C'è da piombare uno fuori Roma, si chiama... Non voglio sapere. Non piace a Carminati questo accostamento con il romanzo criminale della banda della Magliana. Essere diventato suo malgrado un personaggio letterario da grande schermo come Il Nero, interpretato da Riccardo Scamarcio nel film di Michele Placido. Sicuramente chi mi conosceva sapeva che quello era un argomento che non doveva toccare. Gli amici miei non lo toccavano quell'argomento, scherzavano, ma fino a un certo punto, perché era una cosa che a me disturbava molto. Cioè, io non ero contento di essere accomunato a tutte queste sciocchezze, a questo sciocchezzaio. E quindi può essere pure che lui me l'ha detto, avrò svicolato, ho detto, ma io ero molto più bello, può essere. La battuta potrei averla fatta io, cioè, quando avevo 20 anni ero molto più bello e Scamarcio, soprattutto quando ero in te. Spiegherà la pentita Fabiola Moretti ai magistrati. Il Maragnoli e il Carminati peraltro curarono, mentre De Pedis dopo l'84 fu detenuto, gli affari di quest'ultimo nel settore delle macchinette. Furono loro a corrispondermi la settimana che prima del suo arresto mi corrispondeva De Pedis. In che rapporti era con De Pedis Carminati? Beh, erano, come si suol dire, non so se si può dire, culo e camicia.
Depende, io non l'ho conosciuto, però può essere che l'ho incontrato da qualche parte in carcere, ma non... Carminati diventa, tra le altre cose, l'esattore di Enrico De Pedis in quella che è l'attività che De Pedis in quel momento aveva fiutato, cioè la gestione delle bische clandestine e dei videopoker. A Roma, tra la borgata e il potere, non c'è distanza. La Trastevere più popolare abbraccia il Vaticano, tra il Ministero della Giustizia e il Vicolo, dove il 2 febbraio 1990 verrà ucciso Enrico, detto Renatino De Pedis. Ci sono 200 passi. De Pedis, guardi, lui è morto incensurato, lei lo sa, no? Ecco, e giustamente i familiari dicono, ma come incensurato? Lo so, tutti che vogliono fa pulì, quello che si deve far pulì. De Pedis stava al Parlamento, c'aveva i modi, c'aveva le conoscenze, tutte le conoscenze di Giuseppucci sono passate, l'ha continuata a gestirla a Bruciati. Quando fu ucciso a Bruciati, tutte le conoscenze andarono a De Pedis. Perché quando... Da De Pedis? De Pedis c'aveva Carminati a fianco. Ma lei sa e che conoscenze sono, Mancini? Quelli di De Pedis. Queste... Partiamo dal Vaticano, andiamo a finire alla politica, andiamo dentro ai tribunali, andiamo da Vitalone, andiamo da Pecorelli, andiamo da Andreotti, in altri assolti, La banda ha il problema di dove tenere le sue armi. La vicenda Leandri ha dimostrato che non ci si può fidare di nessuno. E non possono essere una soluzione quegli armadi di legno col doppio fondo, fatti costruire da un falegname di Ostia. Così, per tenere la sua Santa Barbara e qualche volta esercitarsi anche nel tiro a segno, la Magliana sceglie un luogo insospettabile. Lo scantinato del palazzo ministeriale di via Liz, 34 all'Eur, di fianco a un cinema. Carminati è uno dei pochi ad avere libero accesso al locale, come ricordano i pentiti. Carminati era uno dei pochissimi, secondo i pentiti, che potevano entrare nel deposito della sanità. No, Carminati era uno dei due, perché erano due chiavi. Uno ce l'aveva Claudio Sicilia, il Vesuviano, e riguardava noi della Magliana. E l'altra ce l'aveva Carminati per quanto concerneva quello dei testacini. De Pedis non ce la poteva avere, ha bruciati nessuno. Come modulo operativo non è possibile tenere le armi dei politici insieme alle armi dei cosiddetti comuni, perché voleva dire far sapere comunque a queste altre persone che le armi le prendevi per fare un reato. In questo contesto si colloca poi la sua chiamata come correo nella vicenda del depistaggio sul treno Taranto-Milano della strage di Bologna. Cinque mesi dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80, sul treno Taranto-Milano, fermo sempre a Bologna, viene ritrovata una valigia carica di armi ed esplosivo. La valigia è un depistaggio organizzato da servizi deviati e P2 per accreditare una pista terroristica internazionale e tirare fuori dai guai lo psichiatra Aldo Semerari, indagato e detenuto nella retata contro i neofascisti accusati della strage. Aldo Semerari, che proprio anche lui attraverso Carminati e il Tedunionno tra la vita comune e il gruppo legato, diciamo, ai NAR, in particolare parliamo anche di Ordine Nero, di Signorelli, di Semerari, eccetera, di quel gruppo storico che affonda le radici nel tempo. Gli scambi sono chiari, evidenti, Carminati farà anche da ponte. Semerari è l'ideologo della fusione tra Eversione Nera e Banda della Magliana. L'anno dopo questa vicenda verrà fatto trovare decapitato a Ottaviano dalla Nuova Famiglia, una vendetta dei clan nella guerra di Camorra contro la nuova Camorra organizzata di Cutolo.
Avrebbero potuto esplodere sul treno le bombe recuperate ieri alla stazione centrale di Bologna su una carrozza dell'Espresso 514 sul percorso Taranto-Milano. Si tratta di 8 esplosivi utilizzati solitamente per demolizioni e sbancamenti. Lo hanno stabilito i tecnici della Polizia Scientifica che sono riusciti a risalire alla costruzione degli ordigni. Per innescare i detonatori, infatti, sarebbe stata sufficiente la caduta della valigia dalla reticella portabagagli, oppure un aumento della temperatura all'interno del vagone. Dovranno passare anni per arrivare ad accostare il nome di Carminati alla vicenda del depistaggio. Uno dei mitra fatti ritrovare sul treno, secondo il pentito Maurizio Abbatino, era custodito nel deposito della sanità, consegnato da Carminati alla banda della Magliana per salvare Aleandri. Quello stesso mitramab viene trovato all'interno della valigia attraverso la quale si era tentato il depistaggio. All'interno di quella valigia c'erano anche dei silenziatori costruiti in un certo modo, con delle ruote, rotelline di feltro inserite dentro ad un contenitore metallico. Poi era uno che riusciva a fare con i tappetini delle sedie, sa, quelli da barre di ferro, i silenziatori. Dunque Carminati, anche per i suoi rapporti sempre adombrati, ma per la verità mai provati, con i servizi segreti e quindi probabilmente col Supersismi, era stata la persona che aveva apportato quei materiali per l'organizzazione del depistaggio. Carminati verrà salvato da un altro pentito. Si chiama Sergio Calore, è un ex camerata che in carcere ha sposato una brigatista, ha cominciato a collaborare e ha già ricostruito la strage della stazione di Bologna. Calore compare sulla scena durante il processo di secondo grado e scagiona Carminati. Il mitra non è lo stesso, dice. Sergio Calore scomparirà dalle cronache per molti anni, fino a quando, nel 2010, verrà ritrovato ucciso nella sua casa di campagna a Guidonia, vicino a Roma, con 30 colpi di piccone, 30 come i denari di Giuda, e la gola tagliata come agli infami che parlano troppo. Il suo omicidio è rimasto irrisolto. Carminati, condannato a 9 anni di reclusione in primo grado nel 2000 per il depistaggio di Bologna, l'anno dopo esce indenne da questo processo con la prescrizione per l'accusa di depistaggio. La Procura Generale rinuncia al ricorso. Ma Carminati, diciamo che processualmente, o ha avuto una grande sfortuna l'essere tirato in mezzo a vicende da cui poi in qualche modo è uscito ed esserci tirato in mezzo a torto, o al contrario ha avuto una grande fortuna di riuscire a trovare la chiave per poterne uscire. Questa sorprendente immunità è cominciata nell'aprile del 1980, quando il vecchio amico di via Avicenna, Franco Giuseppucci, avrebbe ordinato ai neri di togliere di mezzo un infame, il tabaccaio di via San Piero di Bastelica, al quartiere Prenestino di Roma. Carminati, a parte che uccise dietro ordine di Giuseppucci per fare una cortesia a De Pedis, che ha avuto uno screzio con un tabaccaio, adesso non me lo ricordo il nome, sulla Prenestina, credo. Pugliese, no? Si chiama Pugliese. Pugliese, bravo, Pugliese. Il pentito Claudio Sicilia, alias il Vesuviano, racconta ai magistrati che è stato Carminati a uccidere il tabaccaio e di averlo appreso da lui stesso in carcere. Sicilia dice anche di aver saputo che l'ex terrorista dei NAR, una volta mandato a processo, è riuscito ad arrivare fino agli uffici della Criminal Pol, così da alterare un'impronta digitale su un vetro che avrebbe potuto inchiodarlo. La prova si perde e Carminati è assolto. Spara Carminati, secondo i pentiti, in quel 1980, anche perché il 13 settembre è morto,
ucciso in un agguato in piazza San Cosimato a Trastevere, appena uscito da una sala biliardo, proprio il vecchio amico Franco Giuseppucci, Ernegro, l'ispiratore della banda. Giuseppucci, 33 anni, sposato, è stato ucciso ieri sera qui, davanti ad un bar di Trastevere. Stava con amici quando un uomo da dietro una pianta gli ha sparato due colpi con una pistola munita di silenziatore. L'assassino è fuggito su di una moto guidata da un complice. Giuseppucci è voluto andare da solo nell'ospedale vicino, ma è morto mentre lo stavano operando. Carminati vuole vendicare Giuseppucci insieme con gli altri della Magliana. Bisogna annientare i pescaroli, i pescivendoli, che poi sono quelli del clan Proietti, titolari di diversi banchi del pesce nella zona di Monteverde, e organizzati in un clan simile all'Andrangheta calabrese, composto cioè quasi esclusivamente da parenti. Una famiglia in conflitto con Giuseppucci per il controllo delle scommesse clandestine e del racket della droga, e che per questo ha deciso di toglierlo di mezzo. Io quando parlo degli agguati, per esempio quello che abbiamo fatto sui Proietti una notte, eravamo un buon numero di appartenenti alla banda, io la cosa che mi colpì ulteriormente fu il fatto che quando Proietti, non so se si era, come lo chiamavano, Palle d'Oro, uno di, non mi ricordo quale dei due, riuscì a scapparci, chi gli rincorse dietro fu Marcellone e Massimo Carminati, e mica hanno rincorso dietro con le caramelle, in mano c'erano le pistole come ce le avevamo tutti. La rappresaglia contro i pescaroli è scattata subito, così fulminea da partire con un errore. 9 giorni dopo la morte di Giuseppucci, 4 banditi decidono di eliminare uno dei fratelli Proietti, Enrico, detto Ercane, all'uscita di una villa all'Infernetto, in via Renier 48, tra Ostia e Castelfusano, dove hanno visto parcheggiata la sua macchina. Sparano in 4, ma sulla Fiat Ritmo che sta uscendo dalla villa non c'è Proietti, ma una coppia di fidanzati. L'avvocato Pierluigi Parente, 28 anni, figlio di un industriale, con Nicoletta Marchesi. I due giovani, Pierluigi Parenti e Nicoletta Marchesi, avevano appena lasciato la casa di amici e stavano allontanandosi in auto quando sono apparsi 3 uomini armati, scesi da una vettura parcheggiata nei pressi. Il giovane professionista ha tentato di allontanarsi in retromarcia. Poi, mentre i malviventi sparavano, ha abbandonato l'auto fuggendo a piedi. La donna seduta al suo fianco è stata raggiunta in più parti da colpi di fucile a canne mozze. È stato Carminati a sparare col MAB, accusa il pentito Abbatino. Facciamo parlare Abbatino. Io confermo la versione che lui era all'Infernetto e ha usato il mitra MAB. Ma Massimo dice che non può essere stato lui. Il 19 settembre 1980, avverte, si è sentito male. Ha avuto un attacco di ulcera ed è stato ricoverato al Sant'Eugenio all'Eur, dove i banditi della Magliana fanno spesso i loro comodi e riescono a procurarsi certificati e perizie fasulle. L'ospedale Sant'Eugenio, insomma, noi potevamo fare quello che ci pareva. Io sono riuscito addirittura a prendere una pensione con le certificazioni dell'ospedale. E poi io l'ho detto, per me in questo processo non esistono alibi veri, almeno che uno non dice che sia detenuto. Dal Sant'Eugenio, Carminati, secondo quanto testimonia, è stato trasferito lo stesso pomeriggio all'ospedale militare del Celio. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23, mi sembra, alle 11.30, cioè il contrappello. Se non ti trovano nel letto, ti fanno un rapporto. Cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'Infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda. Cioè il Celio non è il Sant'Eugenio da cui un ospedale ci visita, per dire. Cioè è assurdo quello che dice. Non so io che devo fare, indagini. No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, esatto. Tu mi hai chiamato in corretà addirittura. Cioè, certo. Okay, tu menti, sai di mentire. Se io non ero al Celio, cioè, probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie, certo, che hai detto, io, sai bene. Io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili, certo, delle vostre. No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile, io di niente, sto fuori, tu sto fuori, sto a disposizione. No, io sono responsabile. Sapete dove sto? Tu non sei responsabile. Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso. No, lo sai bene, lo sai bene Maurizio. Fra me e te, lo sai bene. Come mi pare? Compare
dopo 2 anni di carcerazione preventiva, forse anche più, un certificato del Celio comprovante un suo ricovero proprio nella notte in cui si era verificato quel duplice tentato omicidio. Carminati verrà assolto per questo capo d'imputazione. È la solita storia. Non si riesce a inchiodarlo ai reati più gravi. Non gli omicidi e neppure la mafia. Nel processo alla banda della Magliana, per una serie di imputati, tra cui Carminati, nei primi 2 gradi di giudizio viene riconosciuta l'aggravante mafiosa. Ma quando l'accusa arriva in Cassazione, l'impianto si sfalda e la mafia sparisce. La Magliana entra a pieno titolo, diventa stanziale sul territorio, riesce a scalzare altre organizzazioni criminali che erano frammentarie sul territorio. Parliamo dei Marsigliesi, parliamo di una parte della Camorra napoletana che si era già inserita attraverso una serie di elementi, e io parlo dei Cutoliani su Roma, e che aveva il controllo del gioco d'azzardo, che era una delle prime attività più fiorenti, come per esempio gli ippodromi. La Magliana riesce a scalzare loro e quindi prende il sopravvento, ma diventa un'agenzia del crimine. Non c'è stato a Roma quel clima tipico di assoggettamento e di omertà e di paura diffusa derivante dalla forza intimidatrice che si riscontra nella società in cui domina la mafia, scrive la Suprema Corte. L'accusa si affloscia. La banda della Magliana è una cosa giornalistica, dice al processo Carminati. La condanna per lui fissata in appello a 10 anni di reclusione viene ridotta a 6 anni e 1 mese e dopo qualche tempo gli viene concessa la libertà vigilata. Di fronte alle assoluzioni o alla vanificazione delle condanne si è detto, ma non lo si è mai potuto concretamente provare, che probabilmente ci sia qualcuno che abbia aiutato la giustizia a non commettere errori. Servizi? Potrebbero anche essere servizi, ma parlare di servizi è un termine troppo generico e fuorviante. Il terrorismo nero e i suoi legami con i servizi segreti, le stragi e i depistaggi, la banda della Magliana e poi anche un delitto eccellente, tutto si intreccia nella vicenda dell'uomo nero, Massimo Carminati. Tutto quello che scrivono su di me è vero, cioè io sono stato killer della FBI, killer dei servizi segreti, sì. Capito? Io sono stato tutto. Sono stato tutto il contrario di tutto. Io sono stato qualunque cosa, io la strage di Bologna, a me mi hanno accollato tutto, tutto quello che mi hanno potuto accollare mi hanno accollato, cioè, capito? Io ero l'anello mancante, diciamo, fra una realtà politica e una realtà di criminalità organizzata. La banda della Magliana era diventata l'anello mancante, capito? Tutto quello che si poteva affibbiare a quella che era diventata la cosiddetta agenzia del crimine, che era la banda della Magliana, cioè che era un'agenzia, secondo loro, disposta a tutto per soldi, per potere, per prebende, capito? Indagini in tutta Roma da parte di polizia e carabinieri per cercare di identificare i responsabili del mortale attentato compiuto ieri sera contro Mino Pecorelli, 51 anni, direttore del settimanale OP. Carmine, detto Mino Pecorelli, avvocato e giornalista, direttore del settimanale OP, iscritto alla P2, dispone di ottime entrature e fonti esclusive nei servizi segreti. Pecorelli è ben informato, scrive del golpe borghese e dello scandalo Italcasse, ha vaticinato la morte del generale dalla Chiesa e ora sta indagando sul sequestro di Aldo Moro. Intende spiegare che il potere politico non lo ha voluto salvare. Vergogna, buffoni, ha titolato su un numero di OP e sull'ultimo numero pubblicato ha scritto: è da prevedere per il futuro che i conti in Casa Democristiana verranno sempre più spesso regolati con l'impiego della manovalanza criminale e sotto una pseudo copertura terroristica. Pecorelli, secondo quanto ha dichiarato il cognato, negli ultimi tempi era preoccupato ed aveva ricevuto diverse minacce. La sua agenzia, Osservatore Politico, era stata spesso alla ribalta della cronaca per articoli e notizie che si possono certo definire sensazionali. L'autopsia, conclusa questo pomeriggio, ha stabilito che Mino Pecorelli è stato ucciso con 4 colpi di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore. Ma io l'ho vista la pistola!
ce l'aveva De Pedis, gli era stato dato come omaggio una pistola particolare, intarsiata. Antonio Mancini dichiara ai PM. Fu Massimo Carminati a sparare assieme ad Angiolino il Biondo, Michelangelo la Barbera. Il delitto era servito alla banda per aiutare la crescita del gruppo, favorendo entrature negli ambienti giudiziari e finanziari romani, ossia negli ambienti che detenevano il potere. Carminati fu uno di quelli che uccise il giornalista Pecorelli. È stato assolto per Pecorelli, però. Per? È stato assolto per Pecorelli. Guardi, voi giornalisti, sempre vuole che io porti tutte le mie soluzioni, nonostante io sì, ero colpevole. Nei processi, caro Chiappaventi, si può andare assolto o si può essere condannati. Te possono condannare innocentemente e puoi essere assolto da colpevole. Quindi che lui sia stato assolto, a me non mi meraviglio. Assolto non è, significa innocente. Assolto significa che i giudici non hanno raggiunto le prove, oppure c'è qualche tarantella in mezzo, io che ne so. Carminati è imputato con Andreotti, con il fedelissimo del presidente Claudio Vitalone, ex magistrato ed ex ministro, e con tre boss di Cosa Nostra, uno dei quali è il cassiere della mafia, Don Pippo Calò, e un altro, Gaetano Badalamenti, il padrino di Cinisi e dei Cento Passi. Io quando ho fatto il processo a Andreotti, cioè, a me mi hanno massacrato. Cioè, io quando ero il processo Pecorelli, no? Cioè, io ero considerato uno di quelli che aveva fatto sto reato per ammazzare il giornalista appunto del presidente. L'inchiesta della Procura di Perugia ha indicato un intreccio proprio come è stato ipotizzato nella vicenda giudiziaria di un altro delitto eccellente commesso pochi mesi dopo, il 6 gennaio 1980, l'omicidio del presidente della regione siciliana, Pier Santi Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato. Anche qui, sulla base di testimonianze di pentiti, si ritiene che mafia ed ex terroristi neofascisti abbiano agito di comune accordo. Le indagini sugli omicidi di Pecorelli e Pier Santi Mattarella procedono in parallelo. Nell'inchiesta palermitana, altri due ex NAR, Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, sono accusati di essere gli esecutori materiali. I due verranno assolti in Cassazione, ma anche Carminati, durante l'istruttoria, va a testimoniare dal giudice Giovanni Falcone. Chiesi di poter parlare col dottor Falcone perché sul giornale avevo letto che era lui il titolare di quell'indagine. Fui sentito da lui a Roma negli uffici della Digos, rimasi colpito dalla sua gentilezza. E lui mi disse: guardi Carminati, lei non c'entra niente in questa cosa qua, è un altro fatto, ed era il fatto che riguardava l'omicidio Pecorelli. Fu prodromo poi all'avviso di garanzia per l'omicidio Pecorelli. Era lo stesso pentito, ecco, il problema si pose perché lo stesso pentito aveva accusato di fatti diversi più persone. I PM di Perugia hanno chiesto l'ergastolo. Le indagini hanno provato che il giornalista di OP è stato ucciso con l'uso di speciali pallottole francesi di marca Gevelot, calibro 7,65, rarissime sul mercato italiano, e dello stesso lotto di quelle sequestrate nell'arsenale misto NAR Magliana, a cui aveva libero accesso Carminati e scoperto nei magazzini del Ministero della Sanità all'Eura. Ho aspettato la sentenza dell'omicidio Pecorelli fuori da Re Bibbia, lei se lo ricorda bene. Stavo fuori da Re Bibbia con la mia borsettina a aspettare una sentenza che poteva condannarmi all'ergastolo. Cioè, quindi, si figuri se avevo paura di un qualunque arresto, di una qualunque cosa. Stavo lì, quando venivano. Pazienza. Sembrava incastrato da tre pentiti della Magliana, in grado di riferire le rivelazioni di Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, ammazzato a Milano mentre tentava di uccidere Roberto Rosone, il vicepresidente del Banco Ambrosiano. E invece... Il codice di procedura penale, ovviamente, assolve Badalamenti Gaetano, Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitaloni Claudio, La Barbera Michelangelo e Carminati Massimo, dal reato loro ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto. Due mesi prima della sentenza Pecorelli, in quell'estate del 1999 a Roma, succede un fatto clamoroso. Il colpo del secolo, scrivono i giornali. La storia di un colpo che ha davvero dell'incredibile. A Roma sono state svuotate quasi 200 cassette di sicurezza nella banca che si trova all'interno, niente meno che del Palazzo di Giustizia. Fino a questa mattina credevano che fosse la banca più sicura d'Italia, con la camera blindata nei sotterranei di uno dei luoghi più sorvegliati di Roma.
e invece con un colpo che ha dell'incredibile, una banda di cassettari, una specialità della mala romana, ha scassinato e svaligiato 148 cassette di sicurezza nella filiale della Banca di Roma del Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio. Non capita tutti i giorni un furto così particolare all'interno della città giudiziaria, un'istituzione importante, sostanzialmente un luogo che sembrava inespugnabile, una banca all'interno della città giudiziaria presidiata dalle forze dell'ordine. È una storia densa di mistero che risale alla notte tra il 16 e il 17 luglio 1999. Siamo a Roma, nella cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio. Queste sono le immagini esclusive mai viste finora, girate all'interno della banca poche ore dopo il colpo. Nel cavò ci sono 900 cassette di sicurezza. Ne vengono svaligiate solo 147. Carminati entra nel cavò con in mano una lista. Il fatto che ci fosse una lista non solo ci viene detto, mi ricordo ancora un drammatico interrogatorio, diciamo, dell'aprile del 2000 di Vincenzo Facchini, che poi era chiavaro, diciamo, detto Mimmo il mostro, ma non per motivi estetici, perché era molto bravo diciamo, nel suo settore, diciamo così. E lui ci disse che gli era stata consegnata, e tra l'altro mi ricordo anche questo particolare, era una scritta vergata con una penna rossa, una lista di numeri sostanzialmente, e quelle erano le cassette che devono essere sicuramente aperte. Ma di cosa è alla ricerca? Soldi? Documenti riservati? Nastri audio? La prima cosa che ci è saltata all'occhio è proprio il fatto che non sono state aperte tutte le cassette. Quindi loro erano dentro, avevano tutto il tempo per farlo, secondo me, anche perché avevano la complicità esterna, quindi avevano anche le forze dell'ordine che erano chiamate a vigilare sul tribunale, che erano loro complici, per cui erano tranquilli. Quindi perché non aprirle tutte? La banda entra nella cittadella giudiziaria con un furgone preso a noleggio, come quelli in uso all'arma. Passa ai varchi di notte proprio grazie alla complicità di alcuni carabinieri corrotti in servizio di vigilanza in tribunale. E poco prima dell'alba porta via un bottino eccezionale. Le prime notizie riferiscono di 2 chili di cocaina, gioielli per 50 miliardi di lire, 5 miliardi d'oro e banconote per 10 miliardi. Almeno 18 miliardi di lire, si legge poi nelle sentenze. Normalmente le cassette vengono aperte utilizzando una sbarra molto lunga e imbullonando, diciamo, su questa sbarra gli sportelli, e quindi vengono aperte a file, diciamo così. Invece, stranamente, non si era mai verificato, le aperture delle cassette erano a macchia di leopardo. Alcune anche in posizioni piuttosto, come dire, scomode per poterle aprire, però quelle erano aperte e altre erano chiuse. Già questo fu il primo segnale. C'è l'audacia di un'azione criminale spettacolare. Carminati usa un comando di banditi specializzati in questi furti, cassettari, come vengono chiamati nel gergo della mala romana. In quegli anni i colpi ai cavò erano ormai, diciamo, quasi desueti. Non avvenivano quasi più, anche se dal punto di vista criminale Roma ha avuto una lunga storia per i famosi, detti così, chiamati cassettari. Noi addirittura riconoscevamo i cassettari sulla base del modo di aprire una cassetta. Noi avevamo, ad esempio, dei grossi gruppi che attraversavano la nostra città, la banda della Cassia, la banda di San Lorenzo. Il loro modus operandi, no, nell'apertura delle cassette era diversa. Con vecchi cassettari, già vicini alla banda della Magliana, Carminati riesce a svaligiare in tutta calma il cavò della banca più sorvegliata d'Italia, senza sparare, senza forzare neppure un lucchetto, senza far scattare il doppio sistema d'allarme. Credo che questo furto, per il momento storico, per la delicatezza, diciamo così, del luogo e soprattutto per la possibilità, evidentemente, trovare custodite documenti, carte, c'erano documenti, erano cassette intestate non solo a magistrati ma a molti avvocati, molti impegnati in procedimenti importanti. Alcuni di questi, se ben ricordo, ci dissero anche che avevano depositato anche documenti di alcuni loro assistiti.
La conferma dell'esistenza di documenti riservati sarà proprio Carminati a darla, 17 anni più tardi, in una dichiarazione spontanea al processo per Mafia Capitale. Se c'erano tutti questi dubbi sul fatto che io avessi partecipato al furto al Cavour, potevano dirlo prima, così mi assolvevano invece di condannarmi, Presidente. Invece sono stato condannato. È vero, c'erano molti documenti forse, però fra un documento e l'altro ho preso pure qualche soldo, insomma. È un furto che spinge i magistrati a evidenziarne la carica intimidatoria per la valenza simbolica del luogo violato, il Palazzo di Giustizia di Roma, in Piazzale Clodio, presidiato giorno e notte dalla sicurezza armata. E poi, per l'inquietante capacità di penetrazione corruttiva fin dentro l'arma dei carabinieri. Per la qualità delle vittime. Decine di alti magistrati, tra cui Domenico Sica, l'ex alto commissario per la lotta alla mafia, lo stesso che in passato ha indagato su Carminati proprio per l'omicidio Pecorelli, in una vecchia inchiesta, poi abortita. Avevo solo delle sterline, degli attrezzi che si regalano alle comunioni, tipo catenine e dei semi di zucca argentina, dirà al processo Sica. Le cassette visitate, su alcune delle quali si è favoleggiato, su altre di cui si è sempre taciuto o cercato di non parlare, inducono il sospetto, che non è chiaramente certezza, che non è certamente prova, che in quelle cassette potessero essere conservati anche dei segreti. Tra i derubati del Cavò anche avvocati, cancellieri, consulenti, professionisti e imprenditori. C'è l'avvocato Guido Calvi, che è stato legale di parte civile in molti processi contro il terrorismo di destra. Calvi a quell'epoca si batte per la riapertura del caso sull'uccisione di Pierpaolo Pasolini ed è un senatore dell'Ulivo. Certamente non era una semplice rapina, non era una rapina comune, evidentemente era mirata, io credo addirittura che ci fossero più obiettivi, vista la composizione di coloro che andarono quella notte al Palazzo di Giustizia. Abbiamo da una parte esponenti della banda della Magliana, poi ci sono anche carabinieri, probabilmente dei servizi. Poi c'era criminalità comune e poi il dipendente della banca, come giustamente lei ricorda, che ha favorito naturalmente l'accesso. E quindi io credo che ognuno di questi gruppi avesse un fine specifico, particolare. È temuto a Roma Massimo Carminati. Tutti hanno paura di lui. Durante il dibattimento del processo per il furto al Cavò, chiunque abbia deciso di collaborare con i magistrati preferisce evitare accuse dirette all'ex NAR. Davanti alla sua foto, imputati e testimoni sono reticenti, non lo vogliono riconoscere e si rifiutano addirittura di firmare il verbale pur di non accusarlo direttamente. Facchini, quando gli chiedemmo conoscenze o legami con esponenti della banda della Magliana, iniziò già a mettersi sulle difensive e mi colpì la reazione, ma questo diciamo è negli atti giudiziari, perché quando io gli chiesi se conosceva Massimo Carminati, glielo chiesi perché ovviamente avevo già acquisito una sua partecipazione al colpo, la sua reazione fu di vero terrore, nel senso che utilizzò l'espressione «dottore, lei mi mette la testa sotto la ghigliottina». Ma Carminati, sempre nel processo Mafia Capitale, pochi mesi dopo le sue dichiarazioni spontanee, nell'interrogatorio col pubblico ministero sposterà il tiro e fornirà un'altra versione sul colpo al Cavò. Il tema è quanti soldi lei ha portato via dal furto al Cavò? Siccome si fonda su dichiarazioni spontanee che lui ha fatto, va bene. Sono rispettoso delle dinamiche, mi rimetto al Presidente. Nessun documento dal Cavò, sono stati sottratti solo soldi, un'altra leggenda metropolitana. Le sentenze che riguardano Carminati hanno fatto storia nel mondo della criminalità, per il modo in cui è sempre riuscito a cavarsela e a uscire illeso dalle accuse più gravi. Quando Carminati organizza e gestisce il colpo al Cavò della Banca di Roma,
è implicato, si trova al centro di un ingorgo processuale. Processo Pecorelli, processo per la banda della Magliana, processo per il depistaggio del treno Taranto-Milano e tanto per non farsi mancare nulla l'inchiesta milanese sull'uccisione di Fausto e Iaio. E proprio mentre lui si trova pressato da tutte queste vicende processuali, talvolta condannato, talvolta assolto, ma comunque tutto sub iudice, avviene il furto al cavò della Banca di Roma. Sta dicendo che nel cavò c'era la polizza vita di Carminati? No, assolutamente, sto semplicemente collegando dei nudi fatti. Tutto il resto è suggestione. Per la cronaca, quando Carminati nel 2010 viene condannato definitivamente, come gli è già successo altre due volte, per salvarsi può aggrapparsi al Parlamento. Alla condanna per furto e corruzione per il colpo al cavò viene applicato l'indulto. Nel 2011 Carminati passa all'affidamento in prova, che comporta l'estinzione della pena nell'anno successivo. Guida lui. Okay. Attenzione, signora, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina. È il 30 novembre 2014. Carminati ha chiuso da 3 anni i suoi conti con la giustizia. L'ex terrorista nero viene bloccato dai carabinieri del ROS in questa stradina di campagna, via di Monte Cappelletto, località Borgo Pinero, a Sacrofano, a una 30 chilometri a nord di Roma. Carminati è in auto col figlio. Sono appena usciti dalla villa in cui, posizionata in un luogo strategico, abita anche con la compagna, Alessia Marini, e con 4 cani corsi, mastini di taglia grande. Sacrofano da anni è diventato il buon ritiro del nero, praticamente il suo feudo, per cui era stato richiesto dalle autorità di polizia e poi respinto il commissariamento per le infiltrazioni mafiose e i contatti tra il nero e il sindaco durante la campagna elettorale. Carminati ha abitato prima in una residenza intestata al commercialista Marco Iannilli, suo amico intimo, professionista chiacchieratissimo a Roma, negli ultimi anni coinvolto nelle vicende Telecom Sparkle e Enav Finmeccanica. In pianura c'è strada 350 metri quadri, su un piano e mezzo, un grande parco e una piscina scoperta. È una cosa incredibile che io già adesso la strada della procura, questa dentro. Vedi a sequestrare, dietro come costruita pure. Perché la casa è sequestrata, gli annilli vanno a sedere sui meccanici. Perché i soldi veri, dei tangenti, non so queste che escono fuori. Poi, dopo una complicata compravendita immobiliare, si è trasferito in un'altra casa, sempre in via Monte Cappelletto, intestata alla sua compagna, malgrado Carminati nelle intercettazioni parli di sé come l'acquirente. L'ex padrona di casa ha dovuto accettare 150.000 euro in nero, in contanti, praticare uno sconto di altri 100.000 e ha detto ai giudici che durante la trattativa si è sentita pressata. Io sono un uomo cattivo, io ricordo che io sono una parte che se sarà che io già ho fatto morire lì, capito, non moriva sulla cosa, questa mano vorrebbe proprio una sughetta, capito, c'era mio una lametta con scavazzucchine, ma l'ho odiata proprio a ferro, e lei è talmente coatta, sta buttando l'acqua, o gioca anche le regole nostre, oppure sta buttando l'acqua, gli fa solo l'acqua, gli metto una bomba, lo sai che gli fa solo l'acqua, poi va a provarsi a me. Gli metto una bomba a casa, la prossima non l'ha capito. Io sono chiamato. Lo sai che porto? Mi metto quella dall'altra parte della strada a vederla. Ma forse l'ha capito che sono io, sai che le faccio?
Lo sai che facevi? Vivi stasera a pinnellare? Vieni i ragazzini a pinnellare, tanto stanno tutti due a guardare, sai che li faccio? Mi mandano tanti ragazzini di intenzione, li faccio fare stasera, li mangio a casa così, come zamponi, capito? Li faccio fare proprio, capito? Tutti che ce li faccio, li mangio a pasta. La procura dispone il fermo del Nero perché c'è pericolo di fuga e questa operazione precede di 2 giorni il blitz con 37 arresti. Una retata che segna l'inizio della grande inchiesta su Mafia Capitale, il terremoto giudiziario che si abbatte sui palazzi del potere locale e non solo, travolgendo trasversalmente i principali partiti politici. Lui oggi risponde più per quello che è stato o che è stato accusato di essere, perché lui è diventato, diciamo, la sua fama criminale è stata alimentata anche e forse più da quello che non ha fatto rispetto a quello che ha fatto. Se andiamo a vedere le sue condanne, sono principalmente fatti di reato contro il patrimonio. Sembrava dimenticato Massimo Carminati dopo il colpo al Cavò, una vecchia gloria della mala e del banditismo romano, un nome buono per incutere timore, facendo una ricerca su internet. Senti, ascolta a me. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Io sono quello che abita là. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io, capito? Segnatelo sto nome, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. In realtà, già 2 anni prima dell'arresto del Nero, alla fine del 2012, l'Espresso, in una inchiesta di copertina, aveva scritto che adesso, senza conti in sospeso con la giustizia, il suo potere è ancora più forte che in passato. Massimo Carminati è considerato l'ultimo re di Roma. La sua zona d'elezione è Roma Nord, tra il Fleming e Vigna Clara, fino a Ponte Milvio. La zona dei circoli sportivi sul Lungotevere e dei ristoranti alla moda in cui si mescolano professionisti, generone romano e parvenu. Carminati si è preso sulla sua zona, dove questa Roma è Nord, mia. Roma Nord. Bene, questa è mia. Voi volete spartire zone di droga, fate come volete, ma qui ci arrivate. È un poker di sovrani, secondo l'Espresso, quello che comanda a Roma in quegli anni. Un quadrumvirato. La famiglia Casamonica, nomadi di etnia sinti diventati da decenni stanziali nella zona sud-est della città. Farà scalpore nell'estate del 2015 il funerale stile padrino del loro capostipite. Il clan Fasciani, i signori di Ostia, controllano droga e racket del litorale romano. E poi soprattutto il boss della camorra Michele Senese, condannato per l'omicidio del killer del fratello e già processato con Carminati per la banda della Magliana. Infatti hai visto sull'ultimo articolo dell'Espresso, sempre Abate che ha riportato il trafiletto. Lui e Senese si sono spartiti Roma. De che se siamo spartiti Roma? Ma che cazzo me ne frega a me di Roma? Che cosa compro e vendo io che mi spartisco? Eppure, il 30 aprile 2013, solo 4 mesi dopo l'inchiesta dell'Espresso, i due, Carminati e Senese, si ritrovano davanti a una tavola calda vicino a Corso Francia. Michele Senese era appena uscito dal carcere, cosa di cui io sono stato felicissimo, perché era una persona con cui ho fatto 4 anni di galera per il processo alla banda della Magliana. E quando è uscito, dopo 8 anni di galera, l'ho incontrato, sono stato felicissimo di vederlo in buone condizioni. Ci siamo salutati, abbiamo parlato del più e del meno per un'oretta, credo. Senese arriva col suo guardaspalle, Gian Davide De Pao. Ma l'incontro non sembra una felice rimpatriata tra ex compagni di cella. La conversazione inizialmente è molto cordiale. Dopo qualche minuto si accende. I toni salgono. Il Nero e Michelino discutono per un po'. Si lasciano in modo brusco. Gambe larghe e la mano puntata, la mano qui, come se ci avesse la fondina. Io sto cinematografando la scena, ma perché cinematografica, non perché la sto cinematografando io. È che Senese che se ne va con la coda in mezzo alle gambe, Carminati solo e lui aveva pure il braccio
non so, uno dei suoi giannizzari, no? Magari lì per lì non aveva la pistola, beh, non sarebbe tornato Michele Senese. Ma chi non conosce Michele Senese a fondo? Vabbè, Michele Senese, il solito camorrista. No, Michele Senese si mangiava la gente viva, tanto per. Michele Senese è il capo clan della famiglia napoletana che controlla la zona sud di Roma, di cui ha quasi il monopolio dello spaccio di cocaina. Senese, dal punto di vista criminale, è uno dei personaggi più interessanti tra quelli delle associazioni per delinquere, anche di stampo mafioso, con cui Carminati intesse rapporti d'affari. Lei sta in carcere per quale motivo? Per reati di Napoli. Per reati, che reati sono? Associazione camorristica e cose. C'ho 20 mandati catturnali, non ho mai preso mandati per droga, non ho mai fatto queste cose qua, camorra, lì non so proprio niente. Io ho solo fatto, sono stato sempre chiusi negli ospedali. Avrò conosciuto qualcuno così, adesso mi hanno messo in questo casino qua pure questa maglia. Non mi hanno mai interrogato poi per la magliana, mi trovo che sono venuto qua in causa. Dice tu appartieni a sta magliana. Ma sta magliana non lo so che fate, quale associazione è, non so niente. Se è un'associazione napoletana, allora metteteci pure, perché tanto ce n'ho tanto. Le perizie psichiatriche a cui Senese si è sottoposto gli hanno permesso più volte di uscire di cella, perché i medici che lo hanno definito capace di intendere e volere lo hanno dichiarato incompatibile con la galera. Nel mondo della criminalità lo chiamano o pazzo. A Roma si è appena insediato il nuovo procuratore capo, Pignatone. Spiega che c'è una pax mafiosa per spartirsi il territorio. A Roma c'è un accordo tacito tra le mafie per evitare atti di violenza. Nella capitale c'è spazio per tutti e quindi meglio non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura e non creare allarme sociale. A Roma ma quale mafia? A Roma ma quale mafia? A Roma ci sono quattro straccioni che si ammazzano per qualche chilo di stupefacenti a destra e a sinistra. Quello che succede nei quartieri, nelle cose, ci si ammazza ormai per tre sacchi, quattro sacchi, e più ci sarà miseria e più succederà così, capito? Carminati dimostra di aver capito l'antifona. Sparare non è un buon affare. Forse è proprio la rete occulta di protezione e conoscenze che Carminati si è costruito negli anni ad averlo eletto capo del suo clan. Il punto di contatto tra i criminali di strada e i colletti bianchi. Io ti arrivo al mondo di mezzo, ci stanno come si dice i vivi sopra, i morti sopra, siamo nel mezzo. Allora vuol dire che un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dice cazzo, non è possibile che quello. Come è possibile che non so che domani io possa stare sulla doppia giusta? Idea. E quella che è il mondo di mezzo, in cui invece tutto si incontra, cioè, capito? Allora, le persone di un certo tipo, di qualunque cosa, di qualunque ceto, bravo, si incontrano tutti là, stai lì, ma non che non si dice, una persona in mezzo, allora nel mezzo anche la persona che sta nel soprammondo ha interesse che qualcuno è sotto nome faccia delle cose che non importano, e certo si rischia. Tutti servono a tutti, potenti e criminali. La suggestiva teoria di Carminati, la terra di mezzo, in cui si svolgono le vicende de Il Signore degli Anelli di Tolkien, è la sintesi dell'azione del nero. La teoria del mondo di mezzo, l'ha sentita? A parte chiamiamolo mondo che fa schifo quello, eh? De mezzo, de sopra, de sotto, quello è il mondo che fa schifo e basta, no? La teoria del mondo di mezzo, cioè voi da me dovete venire. Perché deve venire? Lui poi fa un esempio calzante, no? Intanto io aspetto qui, prima o poi viene pure da me Berlusconi, no? Può venire pure Berlusconi da me, potrebbe venire. I politici e gli imprenditori, usi ad essere rincorsi, devono rincorrere per fare affari e partecipare alla grande abbuffata degli appalti pubblici che a Roma si presenta sotto forma di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
accoglienza degli immigrati, campi rom, verde pubblico, mense, strade, trasporti. Il mondo di mezzo è quello in cui vive Massimo Carminati, perché, come racconta lui nelle intercettazioni, collega il mondo di sopra con gli insospettabili, professionisti, politici, gente che nella loro quotidianità hanno bisogno, per fatti illegali, del mondo di sotto, quel mondo di sotto dove ci sono i banditi, gli uomini dei clan romani. Ecco, Massimo Carminati è un ascensore sociale, mette in collegamento questi due mondi, perché entrambi hanno bisogno l'uno dell'altro. È il motore di tutto ciò, il fulcro è Massimo Carminati, ma il motore sono questi uomini, gli uomini della banda di Massimo Carminati. Chi sono gli uomini del mondo di mezzo, i fedelissimi della banda Carminati? Per il lavoro sporco c'è Matteo Calvio, 50 anni, abita anche lui dalle parti di Sacrofano. Lo chiamano Boio, come il protagonista di una ninna nanna spagnola. Dice di più l'altro soprannome, Spezzapollici. Una montagna di muscoli sopra i quali si leggono tatuaggi poco incoraggianti. Sull'avambraccio destro c'è scritto «Non c'ho amici». E su quello sinistro «Mo basta». Sul bicipite gonfio troneggia «La paura non è per me». Alla 10 mi paghi te? Il 10 mattina, non sarebbe che cala, il 10 mattina, no, non capisci bene, io ti tagli la gola, il 10 mattina portami i soldi, io ti ammazzo te tutti i tuoi figli, pezzo di merda. Calvio è quello che si occupa di chi non salda i debiti. Carminati lo considera una macchina da guerra, ma non lo reputa particolarmente intelligente, tanto che teme di finire nei guai proprio per colpa dello spezzapollici che chiacchiera troppo. Matteo, sono Riccardo. Dimmi, che cazzo è? Come? Che cazzo vuoi? Che vuoi? No, ho detto, ma perché mi devi parlare così? Ma che cazzo vuoi? Ma che vuoi? A me mi devi parlare, ho chiesto Giovanni, mi devi dare i soldi. Io ho perso il giornale, io ti sparo la testa, a te faccio Giovanni, a me mi frega il cazzo di Roberto. Io ti spacco la testa, ho chiesto Giovanni, se a me mi portate il giornale, se meno, ho chiesto Giovanni, mi sincero, poi te lo faccio pure. Il vero braccio destro di Carminati è Erboro. Riccardo Brugia, 55 anni. Muscoloso, vicino di casa e vecchio amico del nero. Riccardo Brugia è stato socio di mio fratello per tanti anni, hanno gestito un ristorante insieme. Punto, nient'altro. Riccardo è un mio amico e basta. Per me è come mio fratello, io non discuto. Anche lui abita a Sacrofano. Ha un passato da nare, da rapinatore di banche. Un vecchio amore da novella 2000 con l'attrice Anna Falchi. Si conoscono da 40 anni, Carminati e Brugia. E persino in tribunale, guardandosi nei teleschermi dell'aula bunker di Re Bibbia, si salutano ancora con il braccio teso. Anche Brugia all'occorrenza usa le mani. Per lui c'è, tra le altre cose, l'accusa di estorsione ai danni di un gioielliere dei Parioli. Il braccio destro del nero gli ordina di correre subito alla stazione di servizio per saldare il debito. Una merda. Il commerciante arriva in moto e porta con sé la figlia che è andata a prendere all'uscita di scuola. Brugia non è solo un picchiatore, è anche l'uomo di fiducia al quale vengono assegnate le missioni più delicate del clan. È con lui che si parla di armi. In una intercettazione con Carminati, i due dicono di aver speso 25.000 euro per un arsenale. Parlano delle pistole Makarov 9 con silenziatore, richieste dal nero e delle quali non si sente neanche il clac. Eppure se fai una caciarata non se ne accorge nessuno. Prima che se ne accorgono già si è allargata la macchia di sangue, chiosa Carminati. Io ho mai avuto disponibilità di armi,
Beh, certamente negli anni 70 facevo rapinatore di banche, può essere pure che qualche arma, con qualche arma ho avuto a che fare. E in epoca più recente lei ha avuto la disponibilità di armi? No, nessuna disponibilità, ne ho parlato tanto perché vedo un sacco di film e mi piace parlare di armi. Non mi risulta che però siano state comprate, siano state, non siano state trovate, siano state acquistate, qualcuno l'ha vendute, non sono state trovate soprattutto e non mi risulta siano state neanche usate. C'è tutta una serie di intimidazioni volte a terrorizzare imprenditori e commercianti caduti nella rete del clan di Mafia Capitale. L'ex bancario emiliano Riccardo Manattini, con vecchi guai con la giustizia per una truffa ai suoi clienti, è uno dei pochi ad avere raccontato le violenze subite. Dice agli inquirenti di aver conosciuto Carminati e i suoi luogotenenti proprio nella stazione di servizio e di essersi fatto prestare dal gestore Giovanni Lacopo 180.000 euro, soldi che Manattini non riesce a restituire. Sono andato dal da signor Franco Gambacurta a sentire se poteva parlare con Massimo Carminati, perché io in effetti mi stavo dando da fare per restituire quello che potevo restituire in quel momento al signor Giovanni Lacopo. E questo è stato un errore mio che ho fatto io, perché dopo di conseguenza il signor Massimo Carminati, giustamente forse, perché io avevo fatto il suo nome su a Montespaccato, è venuto da me e mi ha detto che non permettermi più di fare il suo nome perché mi avrebbe tagliato in due. Carminati si è avvicinato e ha puntato l'indice della mano destra contro la mia faccia, spiega Manattini. Io ero a Firenze, ma mi giunge la telefonata e mia moglie mi dice: guarda, siamo arrivati al cancello, e avevo preso i bambini a scuola, e nel cancello c'è questo pollo attaccato da una gamba e dall'altra, squarciato a metà. Io, dice, l'ho messa in ridere con i bambini, ma i bambini sono rimasti molto colpiti da questo. Chi è stato? Che cosa ha capito? Chi è stato? Io non ho assolutamente... Cioè, guardi che io sono stato picchiato anche in quella di Renzi, però non so chi è stato. Convocati al processo, i testimoni dell'accusa hanno paura di raccontare. Sudano freddo. Ci vuole dire come si è sviluppato questo rapporto con Carminati e Bruggia? Erano miei clienti, acquistavano macchine presso di me. Frequentavano la sede della sua concessionaria? Sì, passavano, hanno acquistato come normali clienti. Le auto. Sì, però lei non è diventato amico di tutti i clienti che al pari di queste due persone hanno acquistato macchine da lei, quindi ci sarà stato un qualcosa in più? Qualcosa in più? Le hanno creato delle difficoltà, delle problematicità? No, non mi hanno mai creato difficoltà, sono sempre stati amichevoli con me, hanno comprato un sacco di macchine da me. Luigi Seccaroni è un autoconcessionario. Nel 2015 ha messo a verbale le pressioni subite quando è saltata la compravendita di un terreno sulla Cassia, dove Carminati e Bruggia volevano mettere un'area di servizio no logo. Le devo ricordare, con l'autorizzazione del Presidente, ciò che lei ha detto in fase di indagine il 27 gennaio 2015. Allora, inizialmente con fare molto amichevole mi invitavano a prendere un caffè e passavano quotidianamente a salutare. Dopo un po' di tempo notavo che iniziavano ad essere troppo stanziali nella mia concessionaria, ad essere invadenti con il mio personale, a fare domande sui miei familiari e su cosa facessero nella loro vita privata. Diciamo che iniziavano ad avere un modo di fare molto invasivo, il che ha iniziato a preoccuparmi tanto da sentirmi in soggezione, ogni qualvolta venivano nel mio autosalone. Allora, le chiedo... Oh no, io le ricordo che lei è testimone e ha l'obbligo di dire la verità, e che la falsa testimonianza costituisce un reato, quindi veda come deve rispondere.
È vero quello che ha riferito in fase di indagine il 27 gennaio del 2015? Questo... Questa è una dichiarazione che ha rilasciato lei, ci ha anche messo la firma, quindi adesso non è più così? No, non mi ricordo bene adesso. Non si ricorda. Sono venuti a dibattimento testimoni che manifestavano timori e manifestavano reticenze, però io le dico solo un dato, non è un po' strano che questi soggetti avevano rapporti normali, a volte anche quotidiani con Carminati fino al giorno dell'arresto e abbiano iniziato ad avere questi timori e queste paure dopo l'arresto, nel momento in cui sono dovuti venire al dibattimento? Molti di questi erano persone addirittura che erano amici di Carminati. Seccaroni? Ad esempio Seccaroni era un amico intimo, noi abbiamo dimostrato nel dibattimento che aveva rapporti quotidiani, fatto di incontri, di pranzi, di confidenze. L'ex narcotrafficante skipper Roberto Grilli, nipote di un vice capo di Stato Maggiore della Marina e figlio di una croce rossina, è stato la gola profonda dell'inchiesta. Nella sua vita precedente è stato il tramite tra i cartelli colombiani della coca e i boss della droga romani. Per anni Grilli ha smerciato quintali di cocaina tra i Caraibi e Roma. Grilli viene arrestato dalla Guardia di Finanza ad Alghero nel settembre 2011 con 503 kg di cocaina colombiana nascosti nella stiva. Con le dichiarazioni rese alla procura durante l'inchiesta, Grilli contribuisce a incastrare Carminati. Parla con noi senza mostrarsi. Condannato a una pena mite per i suoi traffici, ha iniziato una nuova vita. Gli inquirenti, in questo non posso dargli torto, erano convinti che io, essendo una persona incensurata, che comunque trafficava cocaina a livello internazionale, anche a alti livelli, e trattavo, diciamo, adesso in maniera non presuntiva, da pari a pari con personaggi di spicco, erano fermamente convinti che io fossi un uomo di Carminati. Ero stato sicuramente fotografato, perché comunque anche precedentemente all'indagine di Mafia Capitale c'erano sempre foto o comunque segnalazioni di fronte al benzinaio, al negozio di Massimo Carminati, che era distante 100 metri della compagna. Negozio della compagna di Massimo Carminati, cioè il loro teorema era questo: se tu vai, tratti cocaina, ti viene pagata la cocaina magari milioni di euro. C'è gente, in un'occasione consegnai una volta in Prati 30 kg a una persona che mi portò 1.100.000 euro contanti in una borsa, una persona di alto livello criminale. Allora, perché questa gente ti rispetta, ti paga, comunque non hai nessun tipo di problemi? Tutti ti identificano e sanno evidentemente nel mondo criminale che tu alle spalle c'hai Massimo Carminati. Il rispetto che hai nel mondo criminale è dovuto solamente al fatto che tu, si sa, che tu lavori per Carminati. E quindi il 17 dicembre del 2014, quindi a circa 2 settimane dallo scoppio dell'inchiesta, feci un verbale in cui creavo dei legami tra Carminati e il mio traffico. Pur non dicendo, prendevo ordine a Massimo, portavo la droga a Massimo, Massimo è interessato, però ho creato delle connessioni tra Massimo, me e le persone di San Basilio che avevano organizzato questo traffico, in maniera da poter arrivare ipoteticamente a un'imputazione. E questo l'ho messo il piatto alla bilancia per avere la protezione per rifare che la però non ha avuto, quindi a quel punto è arrivato in aula e ha detto non è vero. Sì, oltretutto questa è una cosa che veramente mi ha fatto star male negli anni, perché sarebbe stato un peso che poi potevi portare tutta la vita. Al momento di andare in aula a deporre, Grilli fa marcia indietro. Non mi pento della collaborazione, ma mi pento esclusivamente del fatto di aver tirato in ballo Carminati in maniera impropria, assolutamente inventata, sotto pressione del mio avvocato dell'epoca, il quale mi disse: guarda, l'unico modo per avere una protezione da parte dello Stato e rifarti una vita lontano da Roma è quello di accusare Carminati di collusione con i tuoi traffici di cocaina. Io, in un attimo di debolezza, purtroppo, che ho avuto, me ne pento e comunque ho fatto ammenda, perché ho chiarito già in precedenza come sono andate le cose, e ho tirato in ballo Carminati come a conoscenza o comunque interessata a questo traffico, quando in realtà non è stato solamente così, perché a quanto mi consta con la droga non ci ha mai avuto niente a che fare. I carabinieri gli domandano se ha ricevuto minacce dirette o indirette da Carminati.
Lui risponde: no, ma non serve. Io so di chi stiamo parlando, probabilmente meglio di lei. Il mio profilo basso fino adesso mi ha garantito di stare in vita a Roma. Adesso, dopo questa cosa, non so più garantito di nulla. Durerò 2 settimane. Se vuole, gli dico il tempo. La procura è sicura che lei, al pari degli imprenditori che si sono tirati indietro, abbia paura di Carminati? E sia questo il motivo per cui lei alla fine ha ridimensionato il suo apporto all'indagine? Come le ho detto, assolutamente no. Comunque nessuno si sarebbe permesso di pestargli i piedi. Beh, certo, se uno può evitare di pestare i piedi, questa è una vox populi, se uno può evitare di pestare i piedi a Massimo Carminati, penso sia meglio, perché è normale che comunque con i suoi trascorsi non è sicuramente una persona da sottovalutare. Il socio occulto di Carminati si chiama Salvatore Buzzi. Se Brugia è il suo braccio destro, Buzzi è quello sinistro. L'imperatore delle cooperative sociali, ma prima, quando viveva ancora con i genitori alla Magliana, Buzzi era stato bancario. Lo stipendio da Travè evidentemente non gli bastava. Dietro lo sportello Buzzi si era messo a fare truffe, rubava assegni e li girava ad un complice che incassava. Il guadagno ai mezzi, 50-50. Ma l'amico, alla fine, si era messo a ricattarlo. Diceva che avrebbe spifferato tutto alla banca e Buzzi lo ha ucciso con 34 coltellate. In carcere, negli anni 80, Buzzi coltiva la sua redenzione e forma il suo impegno. È il primo detenuto a laurearsi nell'83, 110 e lode, con una tesi sull'economista Vilfredo Pareto. Poi, l'anno dopo, mette in scena a Re Bibbia uno spettacolo sulla tragedia greca Antigone, davanti a Cossiga, Martinazzoli e Ingrao. Un detenuto modello che poi negli anni 90 verrà premiato dal capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, con la grazia. La sua cooperativa è nata nell'85 con alcune commesse affidate senza gara per lavori sociali sulle strade della provincia di Roma. È il periodo della legge Gozzini, che contempla premi e benefici per i detenuti così da facilitare il loro reinserimento nella società. Buzzi, all'inizio, riesce a far lavorare fuori dal carcere 10 detenuti. Ma con gli anni, la 29 giugno, con sede a Pietralata, è diventata una potenza. La più grande coop sociale di Roma. In una cena nel 2010, al centro policulturale Baobab, si ritrovano a tavola, ospiti di Buzzi, l'allora capo della Lega delle Cooperative Giuliano Poletti, il sindaco Alemanno, il capo della municipalizzata dell'ambiente Panzironi, politici PD e Luciano Casamonica. Era una cena, preciso, del 2010, dove le centrali cooperative, tutte, si sono riunite alla presenza anche dell'attuale ministro Poletti, allora presidente della Lega delle Cooperative nazionale, dove si festeggiava, si ricordava che erano state approvate le loro proposte all'interno di quello che era previsto il bilancio del Comune di Roma. Erano presenze istituzionali e che erano, diciamo così, anche un atto di cortesia e di gentilezza, e c'erano detenuti ed ex detenuti. In questo caso quel Casamonica lì era un ex detenuto che era stato assunto alla cooperativa, perché la cooperativa aveva anche il dovere istituzionale di assumere detenuti ed ex detenuti. È una cena che serve a siglare la pace e ripristinare i fondi tagliati dal comune alle COP, di cui la 29 giugno fa la parte del leone, con 1.200 dipendenti, 2.300 persone assistite tra emergenza alloggiativa, campi nomadi e rifugiati, 60 milioni di fatturato nel 2014. Siamo un ponte a metà con loro.
come non riesce ad arrivare pronti loro come sono mi interessa prendere perché loro che c'è loro così se vanno le loro strutture che sono gli assistenti sociali se loro sono 1.100 dipendenti faccio io 1.100 dipendenti che fa sono 1.100 persone che fa se loro fanno 10 milioni la diciamo un po' 10 milioni e poi lo possono fare solo le cooperative sociali prima non è fatto c'è questa cosa al valore sociale non è una cooperativa sociale che lo fa non c'è proprio per dire la legge della città in tutta Italia solo le cooperative sociali non è una cosa storica. Lui dice io che ci ho bisogno io ho fatto qua la rapina bene e che c'entri con Buzzi con i lavori utili, sei miliardario, perché vuoi essere un criminale? Stop! È stato Riccardo Mancini, amministratore delegato di Enteur, società partecipata dal Tesoro e dal Comune che appalta lavori alla cooperativa, a presentare Buzzi e Carminati, che negli anni Ottanta si erano sfiorati nel carcere di Rebibbia. Mancini è un fedelissimo di Alemanno. A Buzzi serve una chiave. Il socio giusto capace di garantirgli i soldi che deve avere da Ente Eur e che non riesce a farsi pagare. Io vado poi domani a farmi un giro lì da amici nostri per vedere se possono accelerare quelle definizioni dei pagamenti, delle cose. Io guarda, ho sentito l'amministratore proprio poco fa al telefono, stavo dei nostri pagamenti. Da quando Carminati è entrato in società con lui, Buzzi finalmente riesce a salire fino alle stanze più alte del Campidoglio. In una intercettazione dice di aver avuto un appuntamento con l'ex capo di gabinetto del sindaco alemanno, Antonio Lucarelli, che però spiega di non aver incontrato Buzzi. La sua posizione è stata archiviata. Ah, chiamo me, si faccio guarda che qui c'ho difficoltà a farmi fare il mio di 300.000 euro, mi fa le ignai sto certo telefono, c'ho squattere lo parlo solo, mi fa, ci va in Campidoglio alle 3 che scende Lucarelli e viene a parlare con te, fatta passiamo, io non me lo salgo su, no, quello scende giù. Vai alle 3 lì tranquillo. Ora alle 3 meno 5 scende. Ci ho parlato con Massimo. Tutto a posto, domani vai, tutto a posto veramente. Ci hanno paura, Il capitale che Massimo Carminati mette nella cooperativa 29 giugno è il proprio brand, cioè il suo nome e la sua faccia. E basta questo, basta il nome di Massimo Carminati accanto a quello di Salvatore Buzzi per agevolarlo nei lavori in emergenza al Campidoglio, per aprirgli le porte della politica e della pubblica amministrazione. Perché? Perché la gente ha paura di Massimo Carminati, non perché lo ha visto uccidere, perché è consapevole del potenziale criminale che questo uomo ha e per questo fa paura. Per le commesse con Ente Eur, Carminati e Buzzi si spartiscono gli utili al 50%. Quindi lei divideva al 50% gli utili del cantiere? L'utile, solo l'utile, sì. L'utile del cantiere? E che faceva per avere il 50%? E come ha detto il Presidente, cioè io no, lasciate il Presidente, mi dica lei che faceva. Ora poi il resto lo vediamo. Lei che faceva per avere il 50% dell'utile con Buzzi? Lei cosa faceva? Di fatto non faceva nulla. E aveva il 50% dell'utile. No, infatti, volevo sapere, sto chiedendo. Quindi non faceva nulla e prendeva il 50%. No, vabbè. Poi il contatto con Buzzi è stato proprio un espediente per come dire, reinserirsi nel mondo del lavoro. Cioè, non ci dimentichiamo che la cooperativa di Buzzi era una cooperativa per ex detenuti, quindi se c'era un soggetto che aveva titolo per entrarci, quello era lui. Poi dei loro accordi interni, lei parla di 50%, ma c'è un lavoro in cui lui era al 50% con Buzzi. E ha avuto un ruolo solo in determinati lavori, limitati. Quindi rispetto al lavoro totale e complessivo della cooperativa parliamo di una percentuale minima. Carminati ufficialmente è povero. Secondo le sue dichiarazioni dei redditi, tra il 1997 e il 2013 ha denunciato in tutto meno di 6.000 euro di entrate. Non
volevo rendere noti i miei cespiti, i miei introiti, i miei guadagni in quel momento, perché mi stava aspettando la richiesta del risarcimento di parte civile da parte delle parti civili del furto a Cavour, che era una cosa, era una somma enorme, erano 20 miliardi, ma che io do 20 miliardi? Cioè, quindi io che faccio? Vado a lavorare, lavoro per dargli 20 miliardi alla cosa, ma non scherziamo, nascondo i soldi rubati e gli do i soldi illecitamente guadagnati, ma non scherziamo. In casa ha quadri e opere d'arte di Mimmo Rotella, Schifano, Manzù, Botero, Boetti e Marinetti. In tutto più di 90 pezzi. Il 25 gennaio 2014 i carabinieri del ROS osservano il nero impegnato in un trasferimento. Insieme alla compagna raggiunge gli uffici della IMEG, l'azienda di un altro imputato, Agostino Gaglianone, costruttore della villa di Sacrofano, dove Carminati vive. Molti sono falsi d'autore, secondo la perizia richiesta dalla Procura di Roma, ma le opere autentiche valgono quasi 5 milioni di euro. Mettere i soldi al sicuro. Questa è la parola d'ordine. Carminati usa la 29 giugno per appoggiare i propri denari. La COP di Buzzi è diventata la sua cassaforte. La usa come un conto corrente. Oh Massimo, io c'ho i soldi suoi. Io sempre ho detto che c'erano pure che arrestavano. Che arrestavano. E mi dice, guarda, qualunque cosa succede, ce l'hai te, e tieni te e gestisci te. Non mi devi dare a nessuno. A chiunque venisse qui da te, nemmeno mi vuoi. Non sto a soddisfazione. Minchia! Nelle intercettazioni Buzzi parla spesso dei soldi di Carminati, ma in tribunale, davanti ai giudici, fornisce un'altra versione. Carminati non voleva i soldi perché diceva, io non c'ho che faccia con i soldi, sono un uomo che non spende. Non c'ho vizi, è vero, non c'aveva amanti, non fumava, non andava a donne, non usciva la sera, c'aveva solo questi quattro cani, questa era Carminati. Io poi ho pure paura dei cani, quando mi invitava a casa sono andato solo tre volte perché uno c'avevo paura dei cani e due perché mi faceva mangiare troppo. Da casa dei Carminati, 12 era un pranzo di matrimonio, non si poteva fare, no? Ascolti. Questa era Carminati nella mia versione. C'è Carminati mafioso, Carminati violento, Carminati intimidatori, ma con chi è? Per conquistare il mondo di sopra, quello della politica, Buzzi e Carminati devono ungere la ruota. Oh, amico mio. Oh, bello mio, che dici? Beh, niente, sono in giro per i dipartimenti a salutare le persone. È normale, bisogna vendere il prodotto, amico mio. Bisogna vendersi come le puttane adesso. Ma in questo periodo chi sai chi vende, perché c'è proprio la fase dell'8 settembre siamo. In questo solo in quattro sanno quello che succede. E allora vai a battere con questi, amico mio. Non ti preoccupare. Gioca su tutti i tavoli la coppia Buzzi Carminati. A Libro Paga ci sono politici di destra, sinistra e centro. Finanzio giornali, faccio pubblicità, finanzio eventi, pago segretaria, pago cena. Questo è il momento che paghi di più perché stanno in elezioni comunali. Ora ho quattro cavalli che corrono col PD. Poi con la PDL ce ne ho tre. E con Marchini c'è il rapporto a Luca, quindi è lo stesso. Non so Luca quanto era, 5.000 euro al mese, ma io ne più 4.000. 5.000 euro al mese, che fa? Un altro mi tiene i rapporti con Zingaretti, 2.500 al mese. Un altro mi tiene i rapporti al comune, 1.500, un altro, 7.50. Un assessore, 10.000 euro al mese. Ma rientra tutto, Ciccio, rientra proprio tutto. Carminati detesta l'ex sindaco Gianni Alemanno. Prosciolto dall'accusa di mafia, a giudizio in un processo parallelo per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Lui, che si considera ancora un vecchio bandito di strada, vede nell'ex militante missino, salito fino al gradino più alto del Campidoglio, il ritratto del potere marcio, il mondo di sopra che non rispetta i patti. Carminati sembra quasi rimpiangere le vecchie giunte rosse di Roma a cavallo tra gli anni 70 e 80. Roma, eterna e indomabile. Storicamente a Roma i grandi sindaci sono quelli che hanno costruito la città, eh?
i grandi sindaci, Pietro Roselli, Vedere, sono quelli che hanno fatto la più costruzione della città, ma la città si stava espandendo, cioè devi fare l'edilizia popolare, ma boh, certo, capito? Questo non c'è più, però sai, quelli erano pure visionari, vedete, il vecchio partito comunista, questo è uno che, capito? Poi comunque, per esempio, il fatto è che in ogni caso, sai, non è che si parte alla maniera, poi Roma è una città che ha fagocitato sempre tutto, Roma, è Roma che te se mangia, non sei tu che comandi Roma, è Roma che te comanda. Massimo Carminati nella sua vita ha passato 15 anni in carcere. Dalla fine del 2014 è al 41 bis, il carcere duro riservato ai mafiosi. È stato prima detenuto a Tolmezzo, vicino a Udine, poi trasferito a Parma, dove sconta i suoi ergastoli anche il capo dei capi, Totò Riina. A seguire le sue udienze nell'aula bunker di Rebibbia ci sono quasi sempre la compagna e il fratello minore, Sergio. Per la procura, Carminati dovrebbe rimanere in cella fino all'età di 85 anni. Infatti mi faccio mia mamma, faccio tutta l'eccesso. Lascia in giro soltanto un pollice, poi lascia in giro un pollice, e poi magari quando dopo che sono morto fanno qualche puntata su qualche rapina, su qualche cosa, così non riesco ancora a vivere.